Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo focus su qual è il browser più veloce. Allora, il browser che oggi vado a recensire è Internet Explorer, che è il browser predefinito della Windows, quindi nei computer XP Vista 7 Internet Explorer è il browser principale e quindi molti utenti tendono ad utilizzarlo per la prima volta prima di scaricare il proprio browser preferito tra Mozilla Firefox, Chrome, Safari o Opera. Dando un doppio clic su per la prima volta, una volta comprato un nuovo computer su Internet Explorer, si aprirà la pagina con la versione di Explorer, quindi questa pagina qua con l'home, tutte le funzioni di Windows, quindi tutte le possibilità di scaricare contenuti eccetera eccetera di Windows di Internet Explorer. Allora, molti ormai conoscono la versione 8, che è l'ultima versione disponibile, questa qua. Internet Explorer è una versione ha un copyright, quindi non si può copiare, ma ormai tutti lo conoscono alla perfezione. Allora, una volta che Internet Explorer si aprirà per la prima volta, avrà questa schermata qua, semplice semplice, eliminando soltanto l'Hotmail, il generatore, l'Epson, Messenger, Google e altri preferiti. Quindi gli rimarranno i preferiti, siti suggeriti e la personalizzazione di collegamenti. E questi tastini qua sotto, ovvero l'home, i feed, la posta elettronica, la stampa, la pagina sicurezza, strumenti e aiuto. Ok, allora, questa è la versione vuota, quindi senza niente di Internet Explorer, e andiamo subito, e voglio subito spiegare un po' questo browser. Allora, prima di tutto parliamo della velocità. Explorer è poco utilizzato da molti utenti che hanno un computer, perché si sa che Explorer è molto lento, perché ci mette parecchio tempo ad aprire una pagina. Infatti anch'io, prima di iniziare a fare il focus sul browser, ho dovuto aprire questa pagina fuori dal video perché era molto lento da aprire, anche per un computer che è abbastanza potente, cioè ha una buona RAM. Quindi ho dovuto aprire la parte e ci ha messo all'incirca 30 secondi, cioè vuol dire parecchio. Ha dovuto caricare tutte le sue impostazioni principali prima di andare alla mia home page. Quindi io ho l'home page di Google, quindi mi ha dovuto aprire l'home page di Google. Ci ha messo ben mezz'ora, quindi molto tempo per poter aprire una pagina così con poche informazioni. Ok, parlando della sicurezza, ormai tutti abbandonano Internet Explorer perché è poco sicuro, perché molte informazioni vengono divulgate, quindi molti hacker, molti virus riescono ad entrare all'interno del nostro PC tramite Internet Explorer. Quindi per questo motivo molti lo abbandonano, cercando riparo negli altri browser come Chrome, Firefox, Opera o Safari, che pensano, che credo, che si dice siano molto più sicuri e divulgano meno informazioni. Infatti, per chi usa Explorer, molto spesso si trova della pubblicità inutile, che questo è un segno di poca sicurezza da parte della Windows e quindi di Explorer in sé. Anche se la pubblicità che viene fatta su questo sito, la pagina ufficiale di Windows Internet Explorer, in questa piccola immaginetta fa vedere, c'è scritto "Move faster and easier", ovvero veloce e semplice. In verità faster mica tanto, perché comunque è veramente molto lento. Easier, che vuol dire facile, possiamo anche dire che è molto facile da utilizzare. Scusate un attimo di tempo, ok. Allora andiamo a navigare un po' nei menu. Allora, vabbè, tutti i browser hanno come predefinito la solita storia qua, preferiti, strumenti, informazioni eccetera eccetera, quindi ormai molti lo conoscono da file, si può stampare, salvare una pagina, aprirla eccetera eccetera. Qui abbiamo tutte le informazioni riguardanti una pagina, copia, incolla, taglia,
gli acceleratori, salva con nome, invia la pagina per posta elettronica, la compatibilità, lo zoom, il testo, lo stile, codifica, navigazione cursore, proprietà e l'HTML. Poi abbiamo sezione sicurezza, eliminare la cronologia, in private browsing, informazioni sulla privacy web, lo smart screen, eccetera, eccetera, e il Windows Update, ovvero l'aggiornamento di sicurezza per Explorer. Poi abbiamo un altro menu, gli strumenti, dove si può riaprire l'ultima sessione aperta, il blocco pop-up, disattiva l'impostazione, l'attivo o lo disattiva, la gestione di componenti aggiuntivi, che poi andrò a spiegarvi meglio, la modalità non in linea, le impostazioni sulla modalità compatibilità, lo schermo intero, che elimina i vari tasti, e si può disattivare tranquillamente premendo il tasto F11. Infatti si ritorna così, e come vedete è presente ora questa barra qui, con la barra di navigazione, eccetera eccetera, la barra dei menu preferiti, eccetera eccetera. Basterà premere un'altra volta F11 per farla sparire e rimanere soltanto proprio avere la pagina a schermo intero. Un'altra volta premuta F11 ritornerà prima, come era prima. Appunto, tra gli strumenti abbiamo strumenti di sviluppo, i siti suggeriti e le opzioni internet. Ok, andiamo a parlare dei componenti aggiuntivi. Allora, tra i componenti aggiuntivi abbiamo l'in-private filtering, acceleratori, prompt ID di ricerca, in questo caso io live search Google e Bing, e poi le barre degli strumenti e le estensioni. Allora, come vedete, in Internet Explorer abbiamo poche possibilità di personalizzare la nostra pagina. Infatti l'unica cosa che possiamo aggiungere qui, posso farvi vedere, è aggiungere una propria toolbar. Io avevo installato su Explorer la toolbar di Messenger. Un attimo che me la carica, intanto vi faccio vedere com'è lento nell'aprire anche una toolbar, mentre in altri browser ci metterebbe meno. Qua gli abilitiamo la toolbar. Sto facendo vedere in live appunto com'è lento, com'è difficile aprire, quanto tempo ci vuole ad aprire anche una sola toolbar. Figuratevi in 5-6 pagine contemporaneamente. Ok, ecco, state vedendo che c'è qualche cambiamento in corso. E infatti, finalmente la mia toolbar è stata installata. Le toolbar, come si installano? Le istruzioni di installamento di toolbar sono tramite il sito ufficiale, come per esempio installare la IU toolbar. Andate appunto al sito della IU, magari scaricate qualche programma, e durante l'installazione del programma potreste avere tipo aggiungimi la Yahoo toolbar e impostami Yahoo come pagina predefinita. E quindi molte possibilità di scaricare varie toolbar. Io qua ne ho altre: Epson, la Security, la Messenger, la Windows Live toolbar e la Google toolbar. Quindi veramente tante toolbar. Ok, ragazzi, questo era una review di Internet Explorer 8. A breve ci saranno altre review sugli altri browser che conosceremo meglio. Bene ragazzi, questo focus su Internet Explorer 8 termina qui, ci rivediamo al prossimo. Ciao!